Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Faccio un video che non faccio da un po' di tempo, almeno a me sembra di non farlo da un po' di tempo, ed è quello dei prodotti preferiti e più usati del periodo. Vi mostrerò dei prodotti di make-up e due profumi. Allora, parto da uno strumento che ho da molto tempo, ma non avevo mai utilizzato perché lo tenevo sempre dentro al suo contenitore, che tra l'altro e peraltro è carinissimo, davvero. E non so per quale motivo, insomma, io non lo abbia mai utilizzato. Probabilmente non ce l'avevo neanche sott'occhio disponibile. Sto parlando di questo pennello per polveri viso di Kiko. È un pennello carinissimo, adesso lo vedete chiaro perché l'ho appena utilizzato per applicare appunto la cipria sul viso. È un pennello di una morbidezza impressionante che sul viso è davvero molto 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 piacevole. Non so di che collezione sia. Certamente era di un'edizione limitata. Sono sicura che qualcuna di voi me lo scriverà sotto a questo video perché voi siete molto più attente e preparate di me. Ma se lo avete, utilizzatelo perché è davvero una coccola per la pelle, morbidissimo, preleva la giusta quantità di prodotto. Poi non so se sia la cipria che sto utilizzando che si presta particolarmente all'utilizzo di questo pennello, però sicuramente è uno strumento molto molto piacevole. E non vi mostro spesso i pennelli, però questo è stato davvero una riscoperta e quindi mi faceva piacere mostrarvelo. Visto che vi ho mostrato il pennello, ovviamente vi mostro anche la cipria che sto utilizzando senza sosta da tutti i giorni da quando l'ho acquistata, e sto parlando della cipria di Neve Cosmetics della linea Flat Perfection, la Fluffy Matte, che è anche la ultima uscita. Mi piace molto perché è vero che dà un effetto matte, come voi stesse potete vedere, ma ha una grana talmente sottile da non andare in nessun modo ad appesantire il viso, ma davvero in nessun modo. È un prodotto che sinceramente io vi consiglio. Mi pare che costi sui 14,90 €. Io l'ho acquistata da Melissa, ma la trovate tranquillamente in molte bio profumerie, oltre che sul sito di Neve. È molto piacevole. Ho perso il filo perché ho ricevuto una telefonata, ma vabbè, andiamo avanti. Allora, tra i prodotti più utilizzati, prima dell'acquisto del fondotinta di Puro Bio, che ovviamente per testare ho utilizzato, sto utilizzando da quando l'ho acquistato, però avevo ricominciato ad utilizzare sempre con estremo e immenso piacere l'altra confezione di Star System Foundation di Neve Cosmetics, quella nella colorazione Medium Neutral. Questo qua. La colorazione questa, perché quando è uscito questo fondotinta io ne ho acquistato due colorazioni. Mi sembra la Light Warm e la Medium Neutral, adesso l'altro non me lo ricordo. Comunque, dunque, allora, volendo essere precisi, la quantità rimanente mi metto proprio sul bordino è questa qua. Questo fondotinta mi piace sempre tanto 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 tanto. So che è un fondotinta molto controverso, ci sono persone che l'hanno trovato orribile, però cioè, a me è piaciuto sin dal primo utilizzo, anche perché altrimenti non avrei finito uno stick e non ne avrei cominciato un altro, lo avrei regalato. Io non ho problemi, non ho nessun tipo di problema a regalare prodotti, anche se nuovi. Nel caso non mi ci trovassi bene, a me continua a piacere, ho assolutamente intenzione di terminarlo. Non mi dà nessun effetto sgradevole, non mi unge il viso, non mi segna. Mi piace l'effetto che mi dà. Lo stendo, lo strumento che preferisco per stenderlo è un pennello Kabuki molto fitto. Per me è sempre una conferma. In futuro lo ricomprerei, sì, senza nessun problema. Se non lo ricomprerò sarà soltanto perché usciranno degli altri prodotti nuovi e ovviamente avrò la curiosità di provarli, tutto lì.
Sempre rimanendo nel discorso base viso, un altro prodotto che amo davvero tantissimo da quando l'ho acquistato e continuo a usare con grande gioia e quasi quasi non vedevo l'ora che iniziasse a fare un po' più freddo per poterlo rimettere in pista, è il Foundation Primer di Zui. Zui ha più tipi di primer, questo è quello senza colore. Io questo primer lo ricomprerò sicuramente, anche se ha un costo alto, perché lo trovo il primer più performante in assoluto fra tutti quelli che ho provato. Mi piace moltissimo, per di più ha anche degli ottimi ingredienti. Zui, probabilmente lo saprete, è un brand australiano, i prodotti sono fatti in Australia. Ripeto, non è un prodotto economico, ma è davvero qualcosa di fantastico. Mi dà una bella sensazione sul viso quando lo stendo. Io lo stendo indifferentemente sia col pennello quando ho particolarmente tempo e mi voglio fare una coccola, sia con le dita ovviamente. Qualunque fondotinta vada a metterci poi sopra, lo fa performare meglio, lo fa durare di più, rende gradevole la stesura di qualsiasi altra cosa io ci vado a mettere sopra. Io arrivo a sera che strucco tutto. Certo, sicuramente dipende anche dagli altri prodotti che utilizzo, non solo da questo, però io sono sicura che questo vada a fare il suo dovere e la sua parte. Quindi è un prodotto per me assolutamente consigliato e da consigliare. Ripeto, costa tanto, ma in questo caso vale l'investimento. Poi per le sopracciglia sto continuando a utilizzare la, come si chiama, Eyebrow Sculpt di Kiko, ma anche oggi l'ho messa, mi trovo molto bene con questa matita, ma ho un capello lunghissimo qui, ok. Mi trovo molto bene con questa matita, vi chiedo una cortesia, se sapete dell'esistenza di matite fatte con la mina così o con la mina piatta come quella di NYX per intenderci, o NYX, con però ingredienti naturali, mi fareste un grande favore se me lo scriveste nei commenti, perché sicuramente la proverei, perché questa mi piace molto, però se ce ne fosse una con ingredienti migliori di questa qui, io, e che abbia però la mina piatta, sicuramente avrei piacere di provarla per vedere come mi trovo. Quindi per favore, se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Scendo sugli occhi, una matita che sto utilizzando molto in questo periodo ed è una ripescata, è una matita di Giorgio Armani che ho comprato molto tempo fa, è una smooth silk eye pencil, la numero 5, questa qui, nello specifico è un bel viola scuro, prugna o viola scuro. È una matita che mi piace molto e la utilizzo sia come riga di eyeliner che poi sfumo, sia nella rima inferiore dell'occhio. Mi piace molto, soprattutto voglio smaltire un po' dei prodotti che ho, perché come potrete immaginare ho una ampia e vasta scelta di un po' tutti i tipi di prodotti che servono per il make up. Rimanendo sugli occhi, sto utilizzando, perché vorrei terminarlo, l'ultima confezione che ho del mascara di Kiko Neo Noir. Non ho dimenticato di dovervi fare il video confronto con il mascara della Dark Treasure, ve lo farò sicuramente, soprattutto prima che questo finisca, però nello specifico in questo momento, in questo mese, ho utilizzato tutti i giorni questo insieme ad altre due mini taglie che vedrete nel video dei prodotti finiti. Però comunque, dopo aver applicato le mini taglie di quei mascara che vi farò vedere nell'altro video, poi andavo a rinforzare con questo perché quelli non erano sufficienti. Di questo mascara è già stato detto tutto anche da me, quindi non aggiungo altro. È uno dei mascara migliori degli ultimi due anni, secondo me. Rimanendo sul viso, come fissante per il viso, ho terminato,
per fortuna ne ho un altro che avevo pagato in offerta 15 euro, di MAC, il Fix Plus al cocco. Questo fa parte delle ultime tre dell'ultime tre versioni, ecco, del Fix Plus. L'adesivo l'ho attaccato io, me l'hanno dato, mi hanno dato un foglio di adesivi da MAC quando ho acquistato il gemello di questo che adesso metterò in uso. Aiutatemi, io non sono sicura, ma forse questo serve per il Back to Mac, non lo so. Se avete voglia di scrivermi anche questo, mi fate una cortesia. Questo Fix Plus per me è sempre una conferma, mi piace molto, lo conosco bene e infatti non altro in scorta. Un'altra matita occhi che mi sta piacendo tanto è la Wonderproof Waterproof Eye Pencil di Kiko, non è vero, di Wycon. Questa forse fa parte di un'edizione limitata, non ne sono sicura. Ve l'ho fatta vedere anche in un altro video, purtroppo qui, c'è scritto, è il numero 107 Soft Rusk. È un marrone cioccolata, marrone melanzana, non lo so, ma è una cosa, è una colorazione molto particolare e anche questa lo sto usando, in particolare questa l'ho usata anche oggi, sia nella rima interna sia come eyeliner, esattamente come l'altra di Armani. Questa è come stesura più morbida di quella di Armani. Si sfuma secondo me invece un po' meno bene, l'altra è meno morbida ma si sfuma meglio, questa è più morbida ma essendo waterproof, l'altra no, infatti l'altra non lo è, anche pur essendo molto resistente, questa di Wycon trovo che si sfumi con meno facilità, ma ciò non vuol dire che non sia una buona matita, perché ovviamente come potrete immaginare è una matita che dura tanto. Come matita labbra sto abusando della 320 delle Creamy Color di Kiko e come potrete immaginare è anche quella che ho utilizzato oggi sia sul contorno delle labbra sia su tutte le labbra. È una di quelle matite che probabilmente ricomprerò non appena l'avrò terminata, vi ripeto che è la 320 delle Creamy Color. Queste matite sono delle matite come tenuta, sono fantastiche, ovviamente dovete avere voglia di utilizzare prodotti con ingredienti diciamo tradizionali. Con il make up finisco con due prodotti labbra, uno non vi sanguineranno gli occhi, è il Double Dare di Kat Von D, lo sto terminando. È uno dei rossetti liquidi che mi sono piaciuti di più in assoluto nella storia della mia esperienza con i rossetti liquidi. Stessa cosa posso dire sull'indice di gradimento, non sullo stato di utilizzo, perché qui secondo me ce n'è anche molto di più. Non è vero, non ci crederete, ma ce n'è di più in quello di Kat Von D. Kat Von D è 6,6 ml, questo è 5,6, pazzesco. Come inganna il contenitore. Ad ogni modo, sicuramente questi sono i rossetti liquidi che mi sono piaciuti di più nella storia di tutti i tempi, per quanto mi riguarda. Jeffree Star Celebrity Skin, non finirò mai di ringraziare Astrid per avermelo regalato, è un rossetto liquido pazzesco, sia come colorazione, sia come performance, tenuta, tutto, come tutto. Stessa cosa il Double Dare di Kat Von D. Io francamente li metto nel podio di sempre e per sempre. Finisco con due profumi a cui ho dato una bella bottarella tra agosto e settembre. Sono due profumi che difficilmente troverete in profumeria, ma comunque si trovano abbastanza in giro. Se ho dato un'informazione sbagliata, invece si trovano in tutte le profumerie possibili e immaginabili, perdonatemi, io non li ho mai visti. Uno è di Esteban ed è un profumo all'ambra. L'altro è di Saint Jean Lutin ed è Cedré o Cedra, vai a sapere, non lo so, non lo saprò mai e non lo imparerò mai. Sono due profumi, secondo me, come famiglia
potrebbe anche essere la stessa. Sono diversi però, perché Sedrè ha una nota legnosa che si sente molto, ed è una nota legnosa che io amo e adoro davvero tanto, mentre questo di Esteban è appunto all'ambra, è ambra, e quindi ha una forte componente di ambra, ma anche questa a me piace molto. I profumi che io utilizzo li scelgo proprio perché hanno quelle note particolari che da me sono davvero molto molto amate. Tutti i legni, tutti i muschi, tutti, il muschio, l'ambra, neroli, in una piccola percentuale anche il patchouli, non deve essere troppo, insomma, vabbè. Ma non mi voglio addentrare troppo nel discorso profumi. Quindi mi fermo qui. Questi sono stati e sono i miei preferiti sicuramente di agosto e settembre. Vi ringrazio per aver visto anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!